sono un tema dallo scambio. Che poi si possa fare una cornice comune, siamo d'accordo, ma veramente non vedo la necessità di inserire questo inciso dentro la proposta di mozione. Né invece nel considerato che quell'emendamento aggiuntivo, mi riferisco al passo, è sempre più forte la necessità di una maggiore sensibilizzazione sul tema della cittadinanza attiva e della restituzione sociale su base volontaria, tramite forme di impegno a favore della collettività, direi che è un rafforzamento di tutti i concetti espressi e quindi è accettabile dal mio punto di vista. E per quanto riguarda invece la parte del chiede che, se ho capito bene, i principi sono rimasti invariati, ho capito bene? Quali sono stati... Allora, sì, me lo prendo anch'io. Allora, è stato tolto quello che nella mozione originale era il quarto, prevedere l'esclusione esplicita di attività e servizi già resi dal comune, in forma diretta o indiretta. Perché ad esempio la pulizia di aria verde, un oggetto, cioè è troppo generica in questa parte, perché comunque il comune già fa determinate attività, diciamo che la situazione economica probabilmente, anzi senza probabilmente, non permette di farla al meglio, perché comunque si può sempre far migliorare tutto, ma scusate solo se mi intrometto, non vorrei disturbare questo, no, come dire, no, chiedevo solo... queste corrispondenze d'amorosi sensi, però avete tutti e due il microfono acceso e siete tutti e due in piedi e uno sta parlando senza che il Presidente abbia dato la parola, cioè... Ecco, siamo un po'. È una forma di baratto amministrativo pure questa, che ciò almeno mi auguro che porti ad una soluzione positiva che possiamo andare oltre. Quindi, consigliera Lasia, finisca pure l'intervento, sì, poi la consigliera Milazzo chiede la parola. Grazie. Ho capito la parte stralciata dal punto di vista dei principi. A me sembra tutt'altro che generica, quindi io sinceramente la manterrei. Per quanto riguarda invece la parte iniziale inserita nel chiede che, ora, come ho detto anche nella premessa, e c'è l'ultimo paragrafo prima del chiede che, riconosco gli interventi, diciamo a 360 gradi, non limitati semplicemente allo scambio, che sono già attivi nel nostro comune. Veramente non capisco il significato, nel senso che qua nessuno vuole denigrare il lavoro che è stato fatto e nessuno vuole sminuirlo, semplicemente si vuole chiedere che si prenda un'opportunità nuova che è stata inserita da una parte e che si vada a una regolamentazione, una maggiore definizione di cose che in parte sono già attive. Se mi chiedete nella mia proposta di mozione di dire quanto siete bravi, io sono disposto sempre a dirvi quanto siete bravi, a volte sì, a volte no, però mi sembra veramente eccessivo e non aggiunge nulla al senso della mozione. Ora, riassumendo, devo dire che posso accettare quell'emendamento riferito a quel paragrafo che ho letto prima nel considerato che, dopodiché capisco che non accettando gli emendamenti esprimerete voto contrario. In ogni caso il tema l'abbiamo aperto in sede di commissione, andiamo avanti nel caso malaugurato che vogliate bocciare la proposta di mozione e io continuo il lavoro insieme a voi. Grazie. Grazie consigliere Allasia. Consigliere Milazzo adesso può parlare se ritiene. Chiedo scusa, non è il regolamento, nonostante che l'abbia già letto più volte. Poi mi sento, forse sono sempre troppo pronta a rispondere subito, mi è stato chiesto quale delle due era stata stracciata, mi sembrava normalissimo rispondergli subito, così lui poteva anche continuare il suo intervento.
Sì, è vero, abbiamo avuto modo di parlare quei 5 minuti con il consigliere all'Asia. Lui non riesce in effetti a valutare, nel premesso che in tema di coesione sociale, il perché è stato inserito questo. Non è per sentirci dire quanto siamo bravi, ma perché mi sembra comunque corretto che qualunque tipo di regolamentazione nuova venga studiata per poi attuarla, tenga presente del cammino che è già stato fatto. Sembra una banalità forse, in realtà il consigliere all'Asia mi ha anche detto, e lo ha, si è capito anche al suo ultimo intervento, che sono due ambiti diversi. È come se da una parte dovesse procedere il regolamento della cittadinanza attiva e quella della legge sul baratto amministrativo, e dall'altro continuare con i suoi regolamenti la socioassistenza. In realtà questa è un'occasione per dare un volto nuovo alla socioassistenza, a quello che si fa. Per cui non mi sembrano due cose così contraddittorie o così diverse da non poter essere inserite nello stesso regolamento. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Tripodi. Ok. Abbiamo già avuto modo di discutere di questa iniziativa del consigliere all'Asia. All'Asia, ogni volta mi sbaglio. Due L. Sicuramente un obiettivo nobile, quello del baratto amministrativo. Ritengo che non abbiamo assolutamente messo in dubbio, e durante la commissione congiunta socioassistenza e commissione finanze ho ribadito senza nasconder nulla, riconoscendo il fatto che questa amministrazione nel passato ha già attuato degli interventi a favore di appunto quello che viene chiamata cittadinanza attiva, quindi restituire attraverso un lavoro quello che è, tra virgolette, viene richiesto al comune. Ad esempio il comune dà un contributo per dignità, per tutte le motivazioni dette sin qui dalla consigliera Milazzo e consigliera Lasia, diciamo quello di scambiare delle opere, del lavoro, per far sì di rendersi attivi e partecipi alla vita pubblica, e con questo poter saldare anche qualche debito che purtroppo quest'oggi, in questi giorni, molti si trovano in situazioni critiche e di emergenza, appunto saldare dei debiti con la pubblica amministrazione, in questo caso col comune, sia una possibilità importante, cose che, come ho già detto, già state attuate in alcuni casi dall'amministrazione. Riteniamo come gruppo che la mozione del Movimento 5 Stelle presentata dall'Asia sia ragionevole, condivisibile, nel senso che se non fosse per l'aggiunta di alcune parti all'interno del premesso, vedo che nonostante tutto i principi a livello generale comunque non sono stati modificati dalla consigliera Milazzo. Quindi riteniamo invece che la cosa importante, ad oggi qui andiamo a votare quello che possono essere delle direttive, veramente dei principi, sarà poi il lavoro all'interno della commissione, perché diciamo che ci sarà poi una sfida nella sfida, perché il regolamento attuativo, quindi mi farà piacere discutere all'interno poi delle varie commissioni se si adotteranno questa o l'altra mozione. Sicuramente verrà adottata la mozione della maggioranza, comunque noi esprimiamo già per la mozione di Alasia nel suo complesso,
Ma appunto pensiamo che il momento in cui vi sarà da discutere sarà quel momento dove si dovrà definire chi ha diritto di accedere alla possibilità di questo tipo e quali saranno i criteri per accedervi. Questo sì, in quel momento sarà importante a introdurre emendamenti e dire ognuno a dare il proprio contributo. Ad oggi riteniamo che la mozione del consigliere Lazio sia ragionevole, sia condivisibile e come gruppo Bradomani, se possiamo già anche esprimere il nostro voto, un voto favorevole, ma vi dirò, se non per una questione di veramente, vista considerata un attimino la mozione da parte presentata alla maggioranza, gli emendamenti presentati alla maggioranza sono sottigliezze, quindi non vedrei motivo per non votare la mozione appunto del Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie al consigliere Tripodi. Allora, io proporrei di nuovo di ritornare e mettere un po' d'ordine e fare il punto della situazione. Abbiamo una mozione del consigliere Allasia, proposte di emendamenti del consigliere Milazzo, proposta di emendamento, a questo punto si configura così, del consigliere Somaglia. Se non ci sono più interventi, si passa a votare l'emendamento Milazzo, poi l'emendamento Somaglia, e a seconda del risultato dei voti si passerà a votare la mozione che risulta maggiormente la cui modifica risulta maggiormente votata nella votazione degli emendamenti. Ecco, questo era, no, la precisazione che volevo fare, anche per arrivare nei tempi ovviamente adeguati alla chiusura della discussione. Se non ci sono altri interventi da parte di nessuno, visto che alcuni gruppi hanno già espresso il proprio parere, la propria intenzione di voto, i gruppi hanno già parlato, mi pare, tre volte all'Asia, tre volte a Milazzo, addirittura anche insieme, quindi si può moltiplicare. Comunque, a parte le battute, la procedura deve essere questa che vi ho riassunto prima. Consigliere Allasia? Sì, quindi se ho capito bene la maggioranza intende presentare comunque la mozione, la maxi mozione, il maxi emendamento, sì, perché di fatto è un maxi emendamento, e viste le discussioni avute in commissione socioassistenza, devo dire che la proposta di mozione è un atto politico e la scelta deve essere politica, poi c'è il lavoro tecnico e ci sono tutte le considerazioni al riguardo, e questo voleva semplicemente essere la proposta di mozione che ho presentato. Davvero non capisco alcune precisazioni che si sono volute introdurre e non ritengo di voler far proseguire la mozione con l'inserimento e le modifiche proposte dalla maggioranza, per cui preferisco ritirare la proposta di mozione e chiudere qui. Grazie. Allora, a questo punto, grazie consigliere Allasia, la sua ultima dichiarazione sgombra il campo da qualunque ulteriore necessità di discussione, quindi la mozione si intende ritirata e vedranno poi le singole, le commissioni competenti, di proseguire. Prego consigliere Somaglia. Mi auguro a questo punto che la discussione venga portata al più presto nelle commissioni competenti, perché quello è l'obiettivo che mi trovava assolutamente favorevole al di là dei principi. Grazie.
Difatti io ho chiuso il mio intervento dicendo la palla adesso passerà alle commissioni competenti. Va bene, grazie. La maggioranza, cioè il consigliere Milazzo, chiedo a lei se si ritiene soddisfatta della scelta del consigliere Allasi o se comunque intende presentare il proprio emendamento, portarlo avanti. Benissimo. Si è ritirato la mozione, non ha senso che cosa si vada a emendare, nulla. Mi fa piacere, invece il fatto che... Comunque se ritira la mozione non ha senso, quindi portare, noi non